Le guerre per il predominio sulla penisola italiana, adesso vedremo precisamente, comunque tra la fine del 400 e l'inizio del 500, perché sulla penisola italiana? Perché ricordiamoci che l'Italia non è uno Stato unico, ma è appunto un territorio diviso in molti stati, adesso poi magari li ricapitoliamo, ma appunto innanzitutto facciamo anche un minimo di schema di periodizzazione, tanto appunto possiamo ricordarci la penisola italiana in base alle più recenti evoluzioni politiche interne nel corso, no? Tra la fine del 300 e l'inizio del 400, nel corso del 400 era divisa in tanti stati che assumevano, perché no, gli storici denominano in modo generico con il termine di principati, no, di principati. Questo termine generico però poi comprendeva repubbliche oligarchiche come la Repubblica di Venezia, in parte la Repubblica di Siena, la Repubblica di Genova, repubbliche in genere oligarchiche mercantili, no? Con una oligarchia, che poi diventa un patriziato, ma di origine mercantile, cioè borghese. Ducati, come il Ducato di Milano, ducati meglio ancora, ducati di origine comunale, come il Ducato di Milano, ma anche ducati di origine feudale, come il Ducato di Savoia. Scusi, sto registrando. Sì, l'ho già data. Grazie. Poi ancora signorie che ancora non sono diventate ducati, come la signoria di Firenze, la signoria dei Medici di Firenze, quello stato monarchico, no, speciale, particolare, ierocratico, che è lo stato della Chiesa, lo stato pontificio nel centro d'Italia, comprensivo di Lazio, Umbria, Marche, Emilia, scusate, Romagna, in una parte anche dell'Emilia, monarchia elettiva, no? La monarchia papale, monarchia elettiva. E poi invece al sud il regno di Napoli, di Sicilia, con una monarchia dinastica di origine aragonese, ancora legata quindi all'Aragona e dunque al Regno di Spagna, perché ricordate che c'è stata, no, l'unificazione matrimoniale del Regno di Castiglia e del Regno di Aragona nel Regno di Spagna, ancora però non c'è stata proprio una vera fusione, ma è in corso d'opera, ok? Questo è il quadro, diciamo, fondamentale. Ricordiamoci anche che, in particolare nella prima metà del 400, i diversi principati, i principali principati italiani, no, Repubblica di Venezia, Ducato di Milano, Signoria di Firenze, Stato della Chiesa, Regno di Napoli, avevano combattuto addirittura forse qualcuno con l'ambizione di conquistare l'intero territorio della penisola italiana, comunque per un'espansione, un predominio, ma nessuno era riuscito a prevalere sugli altri, perché ogni volta che un principato acquistava più potere, più potenza, gli altri si coalizzavano tutti contro di lui e quindi lo bloccavano.
lo neutralizzavano. Questa situazione di stallo fu ratificata ufficialmente nella pace di Lodi, firmata appunto dai principali principati italiani nel 1454, cioè l'anno dopo il più famoso, no? Famosissimo, 1453, l'anno in cui l'impero ottomano conquista Bisanzio-Costantinopoli, quindi abbatte l'impero bizantino, ultimo residuo, no? dell'antichità, e l'anno in cui finisce la guerra dei cent'anni con, no, la nascita definitiva di due grandi potenze monarchie nazionali, la monarchia nazionale francese e la monarchia nazionale inglese. Okay. C'è anche una connessione, no, tra gli eventi epocali del 1453 e la pace di Lodi, perché certo la pace di Lodi serviva, diciamo così, a evitare nuove guerre inutili, visto che tutte le guerre precedenti non avevano dato risultati, ciò che aveva indotto, no, i sovrani dei vari principati italiani, sovrani sia nel senso di individui, ma anche sovrano si usa anche per organi collegiali, quindi per esempio il maggior consiglio di Venezia era l'organo sovrano, ciò che aveva indotto, no, i principati italiani a firmare la pace e quindi a bloccare le guerre interne sulla penisola italiana era stato anche il timore, no, dell'invasione, di una possibile invasione ottomana, turco-ottomana da Oriente, no, dalla penisola balcanica. Ci voleva poco, infatti poi in realtà i turchi ottomani conquistano Otranto in Puglia e per molti anni ne mantengono il possesso, Otranto e tutta la provincia di Otranto, ma c'era non solo un pericolo da est, ma anche un pericolo da nord-ovest, ovvero il regno di Francia che è riuscito alla fine vittorioso e quindi rafforzato dalla guerra dei cent'anni, e poi, no, si era assicurato subito dopo anche, no, il ducato di Borgogna, quindi aveva ampliato, no, la monarchia dinastica nazionale dei Capetingi Valois, no, ricordate che Valois, Valois, ricordate che era un ramo indiretto, cioè una donna Capetto, no, aveva sposato un Valois e quindi c'era appunto la famiglia Valois Capetto in parentela. I Valois avevano decisamente, no, aumentato il loro potere, innanzitutto la loro forza militare. Il Regno di Francia era lo stato più popoloso dell'Europa continentale, ma non solo, di tutta l'Europa, e quello che in questo momento ha anche l'esercito più forte, più numeroso e più fornito di artiglieria, per esempio, no? La nuova arma fondamentale. Ok, in effetti il timore di una politica espansionistica dei Valois, cioè della monarchia nazionale francese, si rivelò fondato. Cioè, alla fine era più pericoloso il Regno di Francia dell'impero, si rivelò più pericoloso il Regno di Francia dell'impero ottomano. E infatti, adesso facciamo appunto la minima banalissima periodizzazione. Allora, le guerre per il predominio
sulla penisola italiana cominciano nel 1494 con il re francese Valois Carlo VIII, proseguono nel 1500 con il re sempre francese Luigi XII, si concludono nel 1516 con il re francese Francesco I, quindi un ciclo, possiamo dire, ma in realtà di tre guerre, poi invece ce n'è una che in realtà sono quattro fondamentali, ma comunque legate appunto alle spedizioni di conquista di questi tre re francesi. Naturalmente perché l'Italia e non la Germania e non la Spagna, nel senso che la tendenza all'espansionismo, alla conquista, state leggendo Cesare, quindi ormai è antica come la storia, no? Giusto? Non c'è nulla da stupirsi, appena un regnante ne ha la forza necessaria, certe volte anche quando non ne ha nemmeno la forza necessaria, cerca per ambizione personale, ma anche poi per, no, diciamo così, rafforzare la sua famiglia, la sua dinastia, di conquistare altri territori. Ma perché la penisola italiana? Su, aiutatemi un po', perché la posizione. Primo perché era politicamente e militarmente debole, ma tutto sommato si sarebbe potuto dire la stessa cosa anche della qual era l'altro territorio, l'altra area che era divisa in tanti stati? Germania. No, che si era, vi ricordate? Che si era gli stati tedeschi della Germania, benché ancora facessero parte del Sacro Romano Impero e quindi fossero sotto l'autorità dell'imperatore ormai asburgico, no? Dinastia di fatto, non di diritto elettiva, ma poi erano indipendenti, si erano resi, no, praticamente indipendenti, e quindi in questo senso erano comunque divisi. Però avevano sempre, in un certo senso, l'ombrello protettivo, l'ombrello militare degli Asburgo, e in secondo luogo in quel momento erano meno appetibili, perché erano meno ricchi, cioè, attenzione, in che periodo siamo? Rinascimento, siamo proprio all'apice del Rinascimento, e tutta quella produzione artistica meravigliosa, e mica era un pasto gratis, cioè, ma attenzione, non sono solo i quadri, ma sono gli edifici, le chiese, ma non solo chiese, anche edifici laici, i municipi, i palazzi delle grandi famiglie, no? Dei patriziati cittadini, eccetera, non solo, anche, ok. Quindi in quel momento, ancora già dal basso Medioevo e ancora per tutto il Cinquecento, la penisola italiana, in particolare, in genere tutta, ma in particolare l'area più interessata al fenomeno comunale, cioè il centro-nord, era l'area più economicamente sviluppata dell'intera Europa,
forse alla pari, ma con i Paesi Bassi, che però erano decisamente più piccoli, quindi comunque no. Quindi, in questo senso, la penisola italiana era il paese che all'interno dell'Europa esercitava la maggiore attrazione, ok? Da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista civile, culturale, artistico. E quindi questo spiega, teniamo presente la simultaneità rispetto, come abbiamo già notato, rispetto al Rinascimento, ma anche rispetto all'altro grande fenomeno epocale, appunto coevo, contemporaneo, simultaneo, cioè il colonialismo. Cioè il colonialismo, cioè no, le nuove scoperte geografiche e poi l'inizio del colonialismo, cioè che anche quello rientra nel concetto comunque di espansionismo, no? nel concetto più generale di espansionismo. Ok? Diciamo, potremmo dire scherzosamente, che per il momento Spagna e Portogallo si sfogano soprattutto, ma vedremo subito, non solo, no, verso i continenti extraeuropei, in particolare l'America. La Francia, in realtà, anche la Francia comincia a seguire a timone, gli spagnoli e i portoghesi, poi anche gli inglesi, gli olandesi ancora prima, ma ancora timidamente, per così dire, in questo periodo. Quindi in questo senso l'espansionismo si direziona invece all'interno dell'Europa, l'espansionismo francese in particolare nei confronti dell'Italia, in parte anche perché Ludovico il Moro sforza, Ludovico detto il Moro, che era una famiglia Sforza, chiama, è lui che chiede l'intervento di Carlo VIII, perché? Perché aveva di fatto usurpato il ruolo di duca al nipote con la scusa della minore età. E quindi no, il suo potere era insidiato dagli altri principati concorrenti. Voi direte, ma come, avevano firmato la pace di Roma? Sì, ok, ma attenzione, no, anche dobbiamo imparare che spesso e volentieri i trattati vengono poi ignorati. La firma di un trattato non garantisce il rispetto di questo trattato, oppure lo garantisce fino a un certo punto. Quindi, nonostante la firma della pace di Lodi, in realtà le relazioni tra gli staterelli italiani, tra i principati italiani nella seconda metà del 400 non erano state assolutamente pacifiche. Il fatto che non ci fossero state guerre vere e proprie non significava che non ci fosse una situazione di conflittualità e quindi di potenzialità di una guerra, soprattutto se, per esempio, se si poteva mettere in discussione il potere di un duca in base a una sua possibile illegittimità, successione illegittima, no? Ovvero usurpazione, ok? Quindi Ludovico il Moro si sentiva minacciato. Aggiungiamo un altro piccolo elemento rispetto a quello che adesso vi ho detto, ovvero nel 1492 era morto, cogliete la coincidenza, 1492, ve lo ricordate, era morto, chi era morto? Lorenzo il Magnifico, Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, che di fatto dopo la seconda metà del 400 fino alla sua morte, oltre a continuare la grandissima opera di mecenatismo
di suo nonno Cosimo, no? De Medici il Vecchio, a parte che fu anche poeta lui stesso, no? Come avrete studiato, seppur non proprio di eccelso livello, ma comunque sicuramente un appassionato amante di poesia, di letteratura, di arte, cioè, ma era anche un abilissimo politico, diplomatico, quindi era stato un po' lui l'arbitro, no? Super partes della penisola italiana nella seconda metà del 400. È venuto meno Lorenzo de' Medici, il suo successore Piero non era sicuramente all'altezza, alla sua altezza, cioè non aveva le sue stesse capacità, non aveva il suo carisma, il suo prestigio, quindi anche per questo, no, l'equilibrio italiano vacillava. In più Carlo VIII, per dirla tutta, vantava anche, no, una discendenza, un legame parentale, ma quindi anche politico, con gli antichi. Prima degli aragonesi chi c'era nel sud Italia? Angioini. Gli Angioini, no? Dopo la morte di Federico II e del figlio naturale Manfredi, no? Si erano insediati gli Angioini, vi ricordate? Gli Angiò erano francesi, erano imparentati con i Capetingi e quindi poi anche... E dunque, no? Carlo VIII diceva: gli aragonesi sono degli usurpatori, il sud Italia della Francia. Naturalmente si volevano accaparrare le risorse, no, le ricche risorse della penisola italiana. Ok, domande? Adesso me la devo anche sbrigare, se no. Allora, sarò rapido sugli avvenimenti, ovvero Carlo VIII arriva con un esercito chiaramente che nessuno singolarmente degli stati italiani poteva affrontare con un minimo di... Quindi si fa una sorta di passeggiata fino a Napoli, formalmente, no, acquisisce il regno di Napoli alla corona francese, ma a quel punto scatta la reazione innanzitutto della Spagna, il nuovo regno di Spagna, certo si sfogava in America, però non voleva perdere comunque territori in Europa, abbiamo detto, no, legame dinastia di origine aragonese nel regno di Napoli, legata agli aragonesi, quindi poi al regno di Spagna, quindi, no, il regno di Spagna dice: no, il sud Italia è nostro, non è francese. E si forma un'alleanza, regno di Spagna, stato della Chiesa, imperatore asburgico, ducato di Milano, perché capite come funzionavano le cose? Perché Ludovico il Moro, dopo aver facilitato, se non altro, l'arrivo di Carlo VIII, quando capì, come capirono, prego. Allora, Spagna, Stato della Chiesa, Impero Germanico, ovvero, no, Asburgo, Ducato di Milano, Repubblica di Venezia. Perché? Perché tutti a quel punto temevano, no, appunto, il dominio di Carlo VIII, no? E quindi cercano di cacciarlo. Lo stesso Ludovico il Moro, che pure, come vi stavo dicendo, ne aveva quantomeno occasionato l'arrivo. E quindi Carlo VIII a quel punto è costretto a ritirarsi per evitare di rimanere ingabbiato e quindi alla fine sconfitto in Italia. Riesce a superare un esercito che lo affronta, un esercito della coalizione che vi avevo detto, che lo affronta Cornovo, e se ne rientra in patria
se ne rientra in Francia con un nulla di fatto. A Fornovo, vicino a Parma. Vicino a Parma. Fornovo, non so se ci siete mai stati. Però, punto. 6 anni dopo ci riprova il successore Luigi XII, si prepara ancora meglio, e infatti, però è anche molto più limitato nelle sue ambizioni, non punta a arrivare nel Sud Italia, a riconquistare il Sud Italia, e quindi a quindi evita di spaventare tutti, no, gli altri stati italiani, ma punta su Milano per punire anche Ludovico il Moro del suo tradimento, ma ce la fa, conquista il Ducato di Milano, ma per reazione la Repubblica di Venezia tenta invece una espansione, una nuova espansione, un nuovo tentativo di dominio quantomeno sul centro-nord della penisola italiana, che viene respinto da un'alleanza, adesso ve la faccio corta, no? Da un'alleanza di tutti gli altri, compreso, no? Però questo è interessante, un'alleanza promossa da un papa, Papa Giulio II, che non disdegnava di comandare le truppe pontificie, quindi era un papa guerriero, un papa combattente, a cavallo con l'armatura, come per esempio potreste vedere, no, nel film Il tormento e l'estasi, un vecchissimo film degli anni 60, ma... Questo papa però, che appunto organizza prima la coalizione contro Venezia, poi la coalizione contro Luigi XII, fu anche un grande mecenate, tanto così capiamo anche le relazioni di simultaneità, fu lui che commissionò a Michelangelo l'affresco della Cappella Sistina, di cui abbiamo parlato, anche se soltanto di una sua piccola parte, no? La creazione dell'uomo, solo la parte centrale, ma l'affresco della Cappella Sistina è un'opera immensa che naturalmente Michelangelo realizzò con molti collaboratori, aiutanti, perché eppure fu uno sforzo ciclopico quello che fece. Anche questo è documentato in quel film, che come film Il tormento e l'estasi. Il tormento e l'estasi è proprio, no, la caratterizzazione dell'artista, dell'emotività dell'artista Michelangelo, che passa dal tormento all'estasi, naturalmente l'estasi creativa, l'estasi della creazione di opere d'arte favolose, che però presuppongono, no, proprio un tormento e poi una fatica fisica, cioè ci volevano dei muscoli. No, spero che di essere riuscito a dare un'idea un po' più complessa. Prego. Nella coalizione contro Venezia c'è anche Luigi XII. Sì, inizialmente sì, poi si rovescia tutto, perché a quel punto Luigi XII appare troppo forte contro Luigi XII, che viene costretto a abbandonare il Ducato di Milano, dove vengono reinsediati gli Sforza, ma molto provvisoriamente, perché, e così arriviamo alla conclusione, nel 1515 arriva Francesco I con un esercito ancora più forte, addirittura 100.000 uomini, un sacco di cannoni, sconfigge gli svizzeri. Voi direte, ma che c'entrano gli svizzeri? Gli svizzeri si erano inseriti, perché in quel momento
storico, già da alcuni decenni, vivevano, molti svizzeri vivevano facendo i mercenari, cioè facendo i soldati, e avevano messo insieme un esercito tecnicamente molto agguerrito, molto efficace, e quindi che si allea con Massimiliano d'Asburgo, l'imperatore, ma l'esercito francese di Francesco I riesce a non solo a sconfiggere, ma a massacrare i soldati svizzeri nella battaglia di Melegnano, allora si chiamava Marignano, nel 1515, battaglia di Marignano, l'antico nome di Melegnano, Melegnano sapete, no? Dove magari qualcuno ci sarà anche stato. In realtà la battaglia si svolse in tutta la campagna, allora era solo campagna con un po' di cascine, anzi molte cascine, in particolare quelle del sistema di Chiaravalle, no? Dell'abbazia di Chiaravalle, che erano cistercensi, cascine cistercensi. L'abbazia era solo il centro di un sistema di cascine che faceva un'attività agricola organizzata dai cistercensi, tutto quel territorio. Gli svizzeri furono massacrati dall'artiglieria francese, infatti c'è un sacrario, no, nella zona, nel territorio comune di San Giuliano, c'è un sacrario appunto dei caduti svizzeri, e da allora gli svizzeri hanno pensato bene che forse era meglio evitare di continuare a fare la guerra, meglio fare Heidi. No, e quindi da allora sono diventati Heidi.